State zitti! Oh! Cos'è che sto facendo un video? Io e Clementoni siamo persone serie! No, come voi! Anna, e basta! Sono tutte le cazzate che raccontano! Tutte le cazzate che raccontano, Dio buono! Sta zitta te! Oh, non ce la facciamo a fare un video, Roberto, eh? Ero muy coglione. Oh, è più di un mese, ormai è un mese e mezzo che sono assente. Allora, un grande ritorno questo. Io, un grande ritorno, sì. Ma devo dire che sono molto felice però, perché parecchi mi hanno scritto cos'è successo, come mai. Perciò sei mancato. Ci mancano i video. Sei mancato a qualcuno. Sì, mi vogliono bene, dai. Ma sono contento però. Dove siamo, Roby? Dove siamo? Noi abbiamo il panorama, adesso facciamo indovinare a loro. Gli facciamo vedere il panorama? Non siamo in città. Siamo alla quiete. Stiamo un attimo, è la prima... Allora, dopo 3 o 4 fine settimana, è il primo fine settimana che sono tranquillo, rilassato. No, non pare niente. Sta zitto anche te! Cos'è tutto sto casino? Chiedo scusa ragazzi, ma qui intorno abbiamo un sacco di... Beh, vedi? C'è qualche intruso. C'è qualche intruso che viene a rompere le palle. Guarda, guarda. E basta! Io, oh, che miseria. Allora, perché questo video? E dopo l'assenza, ricominciamo con un video per certi versi bello, ma per altri nostalgico e triste. Perché a te non c'eri e non sai cosa è successo. Ma io, a Castellaneta è stata una grande cosa, ho cercato di tenervi d'occhio a tutti con i video, però ci guardavi? Però non c'è, il meglio te lo perdi. Ma ti sei sentito dispiaciuto di non esserci? Sì. Mi sarebbe piaciuto proprio, guarda. È vero? Fa anche bene, fa. No, no, è stata una gran bella cosa. Lo faccio con ritardo e chiedo scusa ai grandi organizzatori. Alberto Monamarco e Angelo Abbracciavento che... Vabbè, Angelo, grande... No, Angelo no. Angelo è un gran paraculo. Bravo. quello... Ciao Angelo! Ciao Angelo! E niente, dai, è stato un gran bel momento. Abbiamo fatto un bel po' di chilometri, eravamo diversi. Non faccio nome di nessuno perché tanto sono sicuro che me ne dimenticherei qualcuno. Ma è stato bello come sempre, come lo è stato Sirmione prima, eccetera. E adesso, ragazzi, vi faccio vedere cos'è successo. Guardate chi eravamo, quanti eravamo e cosa facevamo. E niente, questo è il primo video del rientro. poi dovremmo parlare anche di altro, il Mastro Dei. Il 50esimo, ma sai che sto facendo delle robe per il 50esimo incredibile? 50esimo, stanno al Mastro Dei 50esimo. 50esimo è una cosa seria. Ma che giorno, tu ti ricordi che giorno ha aperto? No, allora guarda, non sei il primo che me lo chiede e sono sincero, io mi ricordo l'ultimo trasloco che abbiamo fatto, trovai i libri contabili di quella volta e ho detto cavolo, questi bisogna che li tengo perché questi sono belli. Adesso che mi sarebbero serviti non li trovo da nessuna parte, quindi non mi ricordo assolutamente niente. Comunque ragazzi, ringrazio tutti coloro che si domandano dove sono, cosa faccio e perché non mi faccio vedere. Per il momento sto bene, anche se so già e sono in attesa di essere nuovamente rioperato, però dai. Dicono che è una cosa leggera, non è niente di... No, poi tu devi far allungare, mi hai detto, no? L'operazione è per allungare il pisello. E allora che tu prego? Sì, sì. Roby, di te qualcosa. E che devo parla dire? Te non c'eri, ma di cosa hai nel guardare, nel seguirci su Castellaneta. Ho visto che vi siete, ho visto i trulli. Vabbè, che li vedo tutti i giorni, cioè mia moglie a casa. Gli assomiglia un buon trullo. Ho guardato quello che mettevate sul gruppo, mi sembra che vi siete divertiti e siete stati bene. Poi dopo. No, è stato veramente molto molto bene. Quello che è successo sotto, che io non so, non si saprà mai. No, che è successo sotto? Che ne so, dico a te, io non c'ero. Ma io non so niente.
Va bene, ragazzi, godetevi, godetevi, invidiateci. Per adesso godiamo noi. Esatto. Poi... Intanto invidiateci per il mastro, no, il mastro dei, per l'incontro mastro di Castellaneta, che è stato molto bello. Grazie a tutti, un abbraccione. E fra un po' ricominceremo a parlare di pipe, comunque. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Oh no, scusate, scusate un attimo, prima di chiudere, farvi vedere le immagini. Devo dire due parole su quello che... Non, allora, innanzitutto non mi ricordo neanche quali sia il gruppo che abbia pubblicato quello che adesso faremo vedere. Anzi, no, facciamolo vedere subito. Guardate. Letto? Beh, non è che hanno detto niente di particolare, qualche volta hanno fatto anche peso, a dire sì. Il vero, ma su Castellaneta hanno voluto prendere per il culo, ma io tra l'altro, non lo so, questi nomignoli sciocchini, che, boh, non so neanche chi sia, com'è che si chiama lì, com'è lì? Non mi ricordo, pistolino. Non mi ricordo, pistolino, però sì, una cosa è un genere. Pistolino piccolo comunque, sicuramente, ma anche il cervello è piccolo, Non, ma sono talmente sciocchini, perché se te ci pensi bene, uscire con un post così e fare il nome esatto di un'azienda dicendo che loro sono sponsor, no? E poi, cos'è che hanno detto sulla pipa? Aspetta, le... Oddio, aiuto. Le charlatan. Dicendo che sono charlatan, no? Le pipe charlatan. Se uno avesse voglia di... è che non ho più voglia, ormai sono diventato grande, il tempo è passato. Se uno avesse voglia di divertirsi, le mette nelle mani degli avvocati, ma sono tanti gli avvocati. Sai quanti avvocati ci sono nel gruppo della Mastro? E tutti pronti ad ascoltarci, a seguirci, a, tra virgolette, mi verrebbe da dire anche da proteggersi dagli insulti, ma perché a me non interessa più. Comunque, cosa ne pensi di comportamenti simili? Cioè, non lo so, non sono nemmeno simpatici. Cioè, è vero? Sembra quasi che uno gli erode, non so, poi gli erode le cose, cioè non è che uno fa qualcosa. Però, se ripete, si ripete periodicamente qualsiasi... Ma adesso un po' meno, devo dire la verità. Sì, però come c'è qualcosa, adesso a me qualcuno... Sì, sì. Ma hai detto una cosa interessantissima, guarda, che non è... Te come al solito parli poco, ma dici le chicche. Chicche. Non sono neanche simpatici, sono sciocchini. Cioè, così, a me almeno, magari a qualcuno gli può dar fastidio, qualcuno gli può fare una risata. Per me è indifferente, cioè, no, anche per lo me... leggi per vedere che sì, è scritto, ovvio. Ma niente. È ovvio che io l'ho letto, mi lascia totalmente indifferente, ma mi dà la voglia e la soddisfazione, sì, di dire, ma dove cazzo vai? Cioè, ma veramente, ma come cazzo siete messi? Sciocchi. Ma poi alla fine siete stati tutti bene, penso. No, madonna, allora... è stato fantastico, ma veramente è stato bellissimo, veramente bello, ma non... Come uno poteva, come potevo immaginare che col passare del tempo questa cosa si allargasse a macchia d'olio? Guarda, come dicevo prima, è più di un mese ormai che sono assente, c'è un sacco di cose da fare, questo è vero, ma anche perché ho girato. Nell'arco di 4 settimane siamo stati dal nord al sud ed è stato bellissimo, veramente molto bello. Cosa gli vuoi dire? Non lo so, se era una volta gli avrei detto di tutti i colori. Adesso ci faccio un sorrisino e se l'avessi qui, sai cosa gli darei? Uno schiaffone nella coppa. Nella coppa, pim! Come mio babbo faceva a me quando ero piccolo, capito? Pim! Au! Dove cazzo vai? Ma come cazzo sei messo? Senti poi che fantasia. Lino Pisto, Pistolino. Ma chi è questo qui, lo sai? No, mi piacerebbe, vorrei incontrarlo. Cioè, non è che c'è lo fa a proposito, fa un, sì, sì, questo, un account. Questo è uno sciocco proprio. Non ha ragione di... non merita attenzione, ecco, mettiamola così, dai.
Adesso vi salutiamo davvero, era giusto dire due parole, ci facciamo una risata sopra. Una bella fumata. Una bella fumata. Salutiamolo così proprio. Ma che cazzo fai? Mando vai. Mando vai, au! Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, stavolta davvero, eh. Stavolta ciao. Ciao ciao ciao. Sicuro? Sì. La mando. Ciao ciao. Beh, dopo caso mai. Dopo vediamo, non si sa mai. Ciao 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 ciao. Ciao. Dai, dite l'ultimo ciao. 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 Siamo proprio imbecilli. Sì. Ciao. Ma se no mica ci prenderebbero per il culo così. No, ciao. Ciao. Oh, vieni qui. Più vicino. Sì, da dietro. Da, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Castellaneta. Castellaneta, siamo un ascensore, stiamo arrivando. Arriveremo a Castellaneta questa sera. E a mamma mia. Cazzo riderai. Thank you.
stato un piacere e un onore avervi qua. Era un desiderio che avevamo da quasi 2 anni, da quando abbiamo partecipato al primo Mastro Day, abbiamo partecipato al loro matrimonio, c'era già venuta l'idea di voler organizzare un incontro mastro in Puglia. È passato un po' di tempo, però ci siamo riusciti. Spero che l'incontro sia stato di vostro gradimento. È cominciato ora. Ufficialmente comincia ora, però approfittando delle feste siete venuti prima e per noi è stato veramente un piacere. Posso solo dire una cosa in chiusura. Cosa? Spero di rivedervi a settembre al Mastro di quello ufficiale. In più sarà però una festa però ancora più grande. Preannuncio una cosa. E chi ha detto che adesso non può diventare qualche altra luce? No, anche chi ha detto che non possa diventare una ricorrente? Si può avere una birra? Sempre se voglia, avete voglia di dargli certo, da fare. Certo, potrebbe essere. Albertino, bisogna che parli anche a te. Cosa devo dire? Io sono molto felice. Alzati, perché sta parlando lui. Io non so parlare. Io sono molto felice di vedervi qua. Perché. Vabbè, io mi siedo. Perché lui si siede. Quindi. Buona pipa. Alberto, guarda che c'è un fenomeno. È particolare, in Italia riesce a fare un pezzettino a testa, sì, ce no, Alberto, devi avere l'onore di tagliare questa focaccia che è stata fatta apposta per i fumatori di pipa. Poi ripieno di tabacco. Poi ripieno di erba. Aspetta. Ma chi è che fa? Allora, fallo fare al Danna, che è più titolata al taglio. Ok. Questa è cicoria? Sì. Cicoria.